Ciao, bentornata in questo nuovo video. Ormai è diventato un appuntamento fisso e parlo dell'unboxing della My Beauty Box. È arrivata ieri pomeriggio ed era letteralmente bollente, quindi l'ho lasciata un po' rinfrescare nelle scale e oggi la spacchetto con te, sperando che non si siano rovinati i prodotti con tutto questo caldo. Prima di cominciare ti ricordo il mio codice sconto che ti lascio qui su o comunque trovi sicuro nell'info box ed è pari a un 10% di sconto sul tuo primo acquisto, qualsiasi tipo di abbonamento tu sottoscriva, ma è valido solo se è la prima volta che lo fai. Fammi sapere se lo utilizzi e soprattutto se funziona. Iniziamo subito. Ho fatto il taglio sulla busta per facilitarmi, altrimenti stavamo qui tutta la mattinata. Perdonami se sono poco presentabile, mi sono conciata alla meno peggio, ma è stata una settimana veramente d'inferno e questi sono i postumi. Allora, la copertina della My Beauty Box è questa carinissima con le palme. Devo dirti che questo mese pesa veramente tanto. E dicevamo così a righe con le palme molto estiva e la spacchettiamo subito. Classica scatola nera dove c'è un bozzo, quindi penso che ci sia qualcosa di grosso che abbia spinto. Allora, classica velina nera, la apriamo e ci troviamo il solito opuscoletto illustrativo. Il tema di questo mese è Riviera, con tutte queste donnine sul salvagente in un mare bellissimo turchese. E poi tutti i prodotti che non leggo perché non voglio rovinarmi la sorpresa. Qui vedo però uno sconto Caudalie, perdonami se non si pronuncia così, fa anche rima, uno sconto sulla marca Caudalie che quindi credo si trovi nella box. Allora, la box a differenza degli altri mesi sembra abbastanza ordinata anche se c'è qualcosa di schiacciato. Ok, iniziamo subito. Allora, iniziamo con questa cremina 30 ml ed è un latte dopo sole viso corpo. Applicare generosamente sul viso e corpo dopo l'esposizione al sole. In questo periodo, anche se sto andando pochissimo al mare, direi che è assolutamente azzeccata. E poi un bel formato travel, quindi da tenere in borsa barra borsetta, molto comoda da portare se si ha la fortuna di andare in vacanza. Quindi il primo prodotto è questo doposole. Un attimino che ho il nuovo arrivato che mi sta miagolando tremendamente, voglio vedere che cosa succede. Allora, il secondo prodotto è, eccola qui, Caudalie, che è una crema solare per il viso con fattore di protezione 50. Anche questa credo che sia una travel size, visto che è 25 ml. Resistente all'acqua per pelli sensibili. Applicare in quantità adeguata prima dell'esposizione del sole. Vabbè, le solite raccomandazioni della crema solare. Questa io la trovo molto utile perché per il viso uso sempre un fattore di protezione molto alto che di solito non uso per il resto del corpo. Quindi questa cremina in questo formato così piccolo mi ritorna anche questa molto molto utile. Visto che, ripeto, il fattore di protezione è molto alto, lo uso solo per il viso, anche se quest'anno proprio di mare l'ho visto solo una volta. Passiamo al bottiglione più grande di tutti, che è un bottiglione Swiss. Questa marca la conosco semplicemente tramite la pubblicità, non ho mai provato nulla di questa marca, ma mi è rimasta impressa per la pubblicità, credo la facesse Martina Colombari, tipo degli integratori o quant'altro. Capelli, pelle, unghie, integratore alimentare in forma liquida. Biotina, capelli e pelle sani, selenio, unghie sane con estratto di arance rosse di Sicilia. Prodotto con elevati standard qualitativi, benefici, nutri la bellezza dall'interno, bla bla bla. Modalità d'uso: 2 cucchiaini al giorno durante o immediatamente dopo i pasti. Poi
Può essere preso da solo o diluito con acqua, non superare la dose giornaliera raccomandata. Io non sono una gran patita di integratori e quant'altro, ma visto che mi è uscito nel pacchetto, inizierò a provarli e vedremo. Penso che inizierò proprio subito, tipo oggi, e vedremo i risultati. Prodotto che non era quello che avevo scelto io, perché questo era il prodottino che si poteva scegliere, ma non è quello che avevo scelto io. Quindi non hanno proprio preso in conto assolutamente la mia scelta. È questo qui che è un balsamo supremo. Invece io avevo scelto gli oli per i capelli. C'era la possibilità di scegliere tra due oli, credo l'olio di argano e un misto di sette oli. Io avevo scelto la boccettina proprio con il misto sette oli e per la prima volta non mi è arrivato il prodotto che avevo scelto. Mi è arrivato questo balsamo che sinceramente non so se userò perché i balsami non sono proprio i miei prodotti preferiti, quindi questo è un prodotto totalmente per me inutile. Comunque te lo leggo lo stesso: balsamo supremo per capelli arricchito con olio di argano, pantenolo e filtri UV. Restituisce brillantezza e idratazione naturali ai capelli dopo l'esposizione al sole. Applicare, credo, sui capelli bagnati, distribuire bene dalla radice, aspettare 5 minuti e sciacquare. Le istruzioni non sono scritte, ma se riesci a vedere sono spiegate con il disegnino, che credo sia una spiegazione universale. Ci sono rimasta un po' male perché non è assolutamente il prodotto che avevo richiesto, ma soprattutto non è proprio un tipo di prodotto che uso, quindi su questa ci sono rimasta decisamente male. Poi una bustina che non so cosa sia, sempre riguardante i capelli perché leggo hairstyling. Crema rimpolpante sempre di Egon, quindi della stessa marca di questo. Perdona sempre la mia pronuncia perché non conoscendo le marche, quindi vado un po' così a senso. E vediamo un po': crema rimpolpante dona corpo e pienezza ai capelli senza appesantirli. Protezione termoattiva, distribuire il pettine sul capello tamponato. Ah, con il pettine, distribuire con il pettine sul capello tamponato. Procedere con l'asciugatura. Non riesco a capire sinceramente a che cosa serve esattamente questa cremina. Vabbè, ultimo prodotto, sì, è finito, è una illuminante Astra. Questo c'era stato uno spoiler sul sito, quindi sapevo che sarebbe uscito ed è illuminante in crema. Esalta e punti luce del viso, numero 01 Romantic Rose. Adesso lo swatchiamo. Oh, mi piacciono questi applicatori così a punta. Vediamo. Bello, è tipo oro rosa. Ok, è molto cremoso, molto profumato e decisamente molto luminoso. Così sulla mano non so se ne ho messo tantissimo io, ma non riesco neppure a distribuirlo. È abbastanza pesante, tra virgolette, come effetto. Però ha un buonissimo profumo, mi piace tantissimo e probabilmente essendo così forte può anche essere usato tipo su, oddio, come si chiamano? Vabbè, qui o comunque un po' tipo sulle spalle, un po' sul corpo. Perché ti ripeto, almeno da quello che ho messo è abbastanza pesantino. Ne ho messo una goccia, ma è bello, abbastanza forte e pesantino. Ok, la beauty box di questo mese è finita.
Ti dirò, sono rimasta molto più contenta e soddisfatta della box precedente, questa un po' nì, specialmente mi ha lasciato molto molto amareggiata il fatto che non mi sia stato inviato il prodotto che io avevo scelto ed è stato sostituito con un prodotto che io proprio non uso, quindi quello mi ha lasciato veramente veramente delusa. Fammi sapere se usi il codice, se anche tu sei abbonata, che prodotti sono usciti simili o diversi, sono curiosa di saperlo, se ti è arrivato il prodotto che avevi scelto nel caso tu l'abbia scelto. Insomma, fammi sapere un po' di tue. Se non sei ancora iscritta e ti va, iscriviti, mi farebbe piacere, lasciami un like, un commento, qualsiasi cosa e spero di ritrovarti al prossimo video. Ciao!